Il Cram Abruzzo si rinnova, assessore Di Matteo, oggi presentazione del nuovo sito internet e della nuova piattaforma. Ma questa è una cosa su cui abbiamo lavorato già negli anni passati, è uno strumento che permette di, quindi una piattaforma che mette nelle condizioni tutti, in tutte le parti del mondo, di dialogare, eh, di informare, eh, di contribuire a dare suggerimenti per le norme che si fanno, conoscere le norme che vengono adottate qui in Abruzzo e suggerirne quelle nuove da tutte le parti del mondo dei nostri abruzzesi. È un fatto veramente molto positivo, ritengo che possa essere anche un veicolo per questioni commerciali e anche per scambi. Di carattere economico, finanziario, ritengo che questa iniziativa ponga le basi per un futuro più costruttivo e innovativo del sistema del, delle associazioni degli abruzzesi nel mondo. Che vi ripeto sono 165 nel mondo, per cui non sono poche e ci permettono, eh, ci offrono una grande opportunità che va sfruttata, che va utilizzata e questo è uno strumento che ci aiuta a collegarci con loro per utilizzare questa grande opportunità. Grazie al CRAM gli abruzzesi d'Abruzzo, gli abruzzesi che sono nel mondo sono più vicini sicuramente grazie a questa iniziativa e soprattutto gli abruzzesi che stanno fuori che sono di più, molti di più di quelli che stanno in Abruzzo, sono nelle condizioni di potersi avvicinare e di potersi sentire vicino alle attività della nostra regione.